bentornati al vostro Lenarman. Oggi andiamo a provare il prologo di Alone in the Dark, classico gioco horror. Andremo a scoprire come è stato fatto questo remake degli anni 90. Vediamo il prologo, insomma, che cosa ci farà vedere. Allora, come dico sempre, ragazzi, bando alle ciance, buttiamoci subito sul gioco, andiamo subito a scoprirlo. Sentite la musichetta in classico stile, per chi conoscesse il vecchio titolo anni 90, classica musichetta. Ok, vabbè, qua ci parla di joystick, ma noi ovviamente sul computer giochiamo con la tastiera. Stile di gioco, va bene. Ragazzi, 3, 2, 1, via! Andiamo a immergerci in questo gioco horror, questa famosissima saga. Ho fatto remake per PC, siamo molto molto curiosi. La grafica già mi sembra abbastanza interessante. Per chi non lo conoscesse, è un buon modo per iniziare a entrare in questo, nel mondo di Alone in the Dark, che è un classico dei giochi horror. Chi è? Chi è che fai asino? Sto pitturando. La ragazzina si indispettisce. E che fa? Oh, ma hai rotte le palle però, eh? E dice... Siamo calmi? Praticamente penso che nel prologo noi utilizzeremo solo lei. Credo. Sì, sembra un po' troppo veloce il momento, ma se aspettate che adesso regolo un attimo perché mi sembra troppo snodato. Bellissimo, proprio una cosa, bellezza pura, una bellezza pura. I can't wait to paint this. Gonna give it a big mustache. Allora, scusate un secondo, voglio comandi, c'è sta la possibilità di no, sensibilità visuale mettiamo 6 perché mi sembra troppo sensibile. Ok, un po' meglio, andiamo. Tutto a posto, raga, facci tua. Non ho capito, questa sta a casa con la porta aperta. Look at this mess. Beh, che stiamo a fa? Sta di davvero. Ah. Scusa, qua non c'è stava il bagno poco fa, o sì? La vasca col fango dentro, camilla dentro? Cassandra should be more careful with her medicine. Bagnetto proprio pulitissimo. Magari se dice a mamma di dare un po' di botte di straccio non sarebbe proprio male, eh? Eccolo qua, il padre. What are you up to, Jeremy? Ah, non è il padre. Tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Chris. Vabbè, questo sta fuori del cranio. Who spy? Them, the others, all of them. No, you're too innocent. Che te sei fumato, Jeremy? I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he could be in on it. Well, not he'll post my letter. Then don't make it look like it's one of yours.
Here, let me do it. Dai, stai calmo, su. Si è fatto di roba strana, mi sa, perché veramente... Non è che c'è sta ragazzina che... Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without... Jeremy? Where'd he go? Dannato mo questo, a fa danno. I'll post it myself, then. Bene, allora. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. Uh-oh, Cassandra, I'm touching your typewriter. A chiave dell'atrio, buono. Interessante, ragazzi, come giochetto così proprio... Per aver iniziato così da un secondo, diciamo che come gioco non mi sta dispiacendo. Ok, ovviamente voi fatemi sapere sempre nei commenti che cosa ne pensate. Adrio, fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi piace, se non vi piace, le vostre impressioni su questo primo prologo. Questo primo... Porca merda. Ma che è? Questo primo passo, questo titolo. Jeremy, mortacci tua, perché hai spento tutto? E giustamente c'è la chiave. Vabbè, buttiamo se le sotto le qua, ci ho capito, va. Ah, ci sono le scale. Ah, che bella casetta, proprio organizzata bene. Complimenti. Proprio curata nei minimi dettagli, eh. Porca merda. Porca merda. Sì, pazzo. Ma sei arrivato? No, non va. Mortacci tua. Tu hai un infarto. Vai, 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 e butta giù. Ok. Perfetto. Abbiamo qua da... Il mostro de... Il mostro mutante, te credo. Ma che cazzo stanno combinati sta casa. Non cadere, eh. Finita. Non cadere che è finita. Corri, corri. Vai. Cioè, questi in casa c'hanno i mostri. Bellissima storia. Che bello. Magari se pulissero, forse... Insomma, bene gli scarafaggi, ma... Mi sembra esagerato. Sta bella musichetta! È chiusa, è chiusa. Non t'alterà. Ho capito, è tutto chiuso! Un libriciuolo. Ah, non l'abbiamo aperto. Magari non un libro. Sì, addio. Ah, questo era?
Questo era. Se la siamo giocata subito, Grace, proprio. Arrivederci e grazie. Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic, that we were too late. Jodie Comer. It was different, but it was still called Dorsetto. David Harbour. Weird place. Feels like I've been here before. I just can't think why. Noi chiaramente useremo sicuramente lui. Detective. You're right. Let's go get your uncle, Miss Hartman. Che lui sembra Hopper di Stranger Things. Ah, non useremo un bel ceppa di minchia, scusate, il francesismo, perché è finito così. Beh, ragazzi, un prologo molto interessante, un prologo molto interessante. Sì, se magari invece fai andare il menu principale, vabbè, non ci fa tornare. Ok, comunque lui veramente è uguale a Hopper. Ragazzi, niente, un video molto breve, però ci siamo visti il prologo di Alone in the Dark. Andava comunque portato il gioco, probabilmente lo faremo, perché mi sembra molto 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 interessante, e così a primo acchito grafica e gameplay mi sembra buono, sembrano molto buoni, quindi probabilmente ce lo andremo a giocare. Che dirvi, questo breve video per questa volta finisce qui. Io, come vi dico sempre, lasciate un bel like, iscrivetevi e lasciatemi un commento per sapere così a caldo le vostre impressioni sul gioco. Iscrivetevi per supportarmi. Io vi do appuntamento al prossimo episodio. Un saluto dal vostro The Armen. Ciao!